Amici di Calcio Napoli 24, benvenuti in una nuova mini rubrica di mercato qui per tutti voi. Diamo un po' le ultime notizie di giornata per quanto riguarda gli arrivi e le partenze in casa Napoli, partendo dalla porta. Ci sono delle novità in merito al possibile vice Meret barra sostituto di Collini, perché sappiamo che Collini non è stato riscattato dal Napoli. Si cerca il prestito dall'Atalanta, però per il momento ancora non si è trovata una quadra. Spunta però il nome di Emil Laudero come possibile vice Meret, nonché sostituto di Collini. Vedremo se l'ex Juve sarà o meno uno dei prossimi colpi del Napoli, che studia poi la situazione legata al sostituto di Kim, sempre ormai più vicino al Bayern Monaco. Si attende solo il momento in cui scatterà la sua clausola rescissoria dal 1 luglio, attivabile dal 1 luglio. Per quanto riguarda il sostituto, i nomi di Danso, Scalvini e anche i soliti appunto difensori che la dirigenza partenopea sta seguendo, non ci sono grosse novità in merito, quindi il succo è questo, diciamo. E invece a centrocampo ovviamente sarà da sostituire Tanguy Ndombele, il francese. Anche lui lascerà Napoli perché non è stato riscattato, motivo per cui rispunta il nome di Nathan Nandez del Cagliari, così come Gabri Veiga, uno degli ormai nomi più noti per quanto riguarda la mediana partenopea. Mentre per quanto riguarda l'attacco, direi che tutto ruota attorno a Victor Osimhen, la cui possibile cessione al PSG o comunque a uno dei top team europei è ancora tutta da definire, però ci sono queste sirene continue per quanto riguarda il nigeriano, che comunque senza almeno 150 milioni non si muove da Napoli, e quindi tutto ruoterà appunto attorno al futuro dell'ex Lille. È uscita però nelle ultime ore una indiscrezione che in realtà sta, diciamo, navigando già da qualche giorno, legata a Federico Chiesa, il quale, secondo i colleghi della RAI, potrebbe clamorosamente rientrare in un maxi scambio, una maxi operazione con la Juventus, complice ovviamente il fatto che Cristiano Giuntoli dovrà, o dovrebbe, comunque usiamo ancora il condizionale, essere il nuovo direttore sportivo dei bianconeri. Con questa notizia concludiamo un po' questo punto e questo sunto di mercato, ovviamente alla prossima, sperando vi siano novità più rilevanti e magari anche con qualche acquisto per rimpolpare la rosa di Rudy Garcia.